Però quello che mi preme dire, riallacciandomi anche a quello che diceva il professor Ciardi, quando ha detto che il volume di Visibile Pregare, effettivamente sugli scaffali dei professori storicisti tutto a Firenze, è un libro abbastanza consunto. E forse sì, è vero quello che dice, consunto. E questa cosa si vede anche se, guardando la platea che abbiamo oggi, che è una platea dove io vedo diversi storici dell'arte che si sono, insomma, in un giorno normale della settimana sono arrabbiati fin qua sulla San Miniato e sono venuti a sentire questa presentazione e forse anche questo mi dice del successo di questo libro. E nel 2000 presentavo il primo volume e tra la platea c'era il professor Riccardo Del Bravo. Quest'anno io vedo in prima fila seduta, nessuno l'ha ricordata fino ad ora, ma c'è la professoressa Mina Gregori, quindi insomma, per questo lavoro fatto. E cos'altro dire? Diciamo, il libro è già stato perfettamente presentato dal vescovo e dai professori. Forse ecco, quello che posso fare io è rendere conto di un lavoro che c'è dietro a questo libro e che è forse l'anima stessa del libro, cioè la fondazione. Io insieme a Marco Campigli, David Parri e anche aggiungerei Tamara Boccherini che stasera lavoravamo al primo Visibile Pregare che uscì nel 2000. La squadra ora si è un po', è un po' aumentata in meglio perché abbiamo fatto ottimi acquisti ed ha lavorato bene insieme. Ecco, c'è stata una grossissima collaborazione. Devo dire anche incoraggiata sempre dal vescovo, che insomma c'ha sempre con il sorriso, con degli incoraggiamenti, ci ha sempre aiutato a lavorare. E soprattutto da, vorrei dire, dal tuo parroce, da tutte quelle persone nelle chiese dove noi andiamo un po', insomma, a buttare un po' all'aria, a dar noia, da tutte le persone che ci hanno aperto le chiese, che ci hanno accompagnato, quest'anno più proprio qui a San Miniato, però anche negli anni scorsi in tutte le varie chiese della diocesi. A questi va soprattutto il nostro ringraziamento di autori, ringraziamento anche per il futuro, perché ancora la collaborazione non è finita, quindi ci dovranno sopportare ancora un po'. E poi soprattutto un ringraziamento a tutti quelli che prima di noi si sono occupati del territorio, cioè a tutti gli studiosi, e ce ne sono tanti a San Miniato, ce ne sono stati tanti, partendo da Tibo Lotti, Anna Matteoli, Roberta Ruani Villani. Cioè tutti questi studiosi senza gli studi dei quali il nostro lavoro insomma, sarebbe partito da molto più lontano. Io non ho altro da dire, grazie.